Camillo Lepa. Carissimi lettori e lettrici di Padre e Padrone e specie nostra lontana e vicina, presente e futura, sante, a una musa è permesso, finché è possibile, salutare anche il futuro e dalla sua posteriorità l'anteriorità propria, il passato e il futuro ancora dal passato, per rivivere in soluzione di continuità nel presente i quattro momenti perpetui silvi, influsso, musso, natura, tempistiglio, intempistiglio, nel fantasma, plasma, chiasma del proprio spirito. Salve! Sciaccati! Salve e salveros, atodotos! E salute late trino e trigos e gli umenes e sindos e pinnos di amidia e di amore amidore in idore esistidore. Salve, salve a tutti e salute cereale e latte e cereali e legumi e semi, pegni di amicizia e d'amore amidore in illori stillori. Ciao e ciao a tutti. Molte opere ho fatto da Padre Padrone a oggi e sono tutte qui in Silias, in Domo Mea, in cui le annilia Nitone, in Subansio, del Sortiglio, Omentu, Posomina e Solo, Bulba, Blaghenta, Fatula e Sumaria, Madre Madrina e Madre di Sola, e Dulgenne, Sudentus e Sola Desolazione. In Siglio, a casa mia, in Ofile e Covile Agnile e Agnizione, dentro la propria culla del loro sughero, Ubero, Omento, Placenta e loro vulva, fatta dal proprio padre e madre matrice, in attesa del tempo e dell'ora di pubblicazione. E ora, agosto 2008, colgo l'occasione di salutarvi da Ezechione de Sugono, dall'edizione del Cofanetto, albore idore, albidore, vorru, lugore e furu, dessas tres operas meas, buscam lottas, buscas la cor. Vi saluto dalla pubblicazione del Cofanetto. Albore illore albillore, angolo, corvo, forno, giorno e fuoco, delle mie tre opere fino alla più conosciuta. A ben salutare, però voglio dedicarvi parte dell'esposizione di due mie fatiche inedite. Inedite però eppure sempre in Ovile Agnile Agnizione, in Domo Mea, Tai Tais e Nai Nais, Nai Gande, Lae Laes, Crescende Intos, Spansinos, Nessus Verzu Ortibro, Ventre de Mamas e Soro Bulmas. Cullandosi e navigando, Nai Nai e la Lalae, lì e là, larvas, larvas, lavandosi e nutrendosi e maturando dentro le loro vulve, culle di sughero e il loro ventre materno. E in primis si sfigge in alito su, la sfinge in alito soffio. Irresistibilmente, infatti, nell'autunno 2004, sempre alunno, per sete di amore e conoscenza sono voluto andare in Africa. Per me è stato andare dentro l'assima, massima sardena, massima della terra. Sistra, manna, massima, mamma, mamma, madre, marina, adesso maridare, e adesso miniano, l'isola massima. Mamma, mammina, mammella, madre matrice dell'umanità.
e della nostra umiliazione, in cui si nascondono e si fondono moltissimi enigmi dell'esistenza, dell'essere, senso e essenza umano, in alito soffio il passato, al presente e in futuro avvenire, fulcrato e fulcrante su un passato che riguarda tutta la nostra specie. Tutti siamo nati lì e da lì ci siamo separati, conquistando tutta la terra, evolvendoci per come siamo stati e per come siamo e per come saremo, e saremmo per longitudini e latitudini diverse, e non solo terrestri, silvestri, rupestri, pedestri, mentestri. Ed è per questo che Africa non è, né sarà mai acqua passata per l'uomo, e quindi tantomeno per l'autore di Padre Padrone. E quindi da pioniere dello spirito alfale, e da io e da io istillio, per avere vissuto e scritto e scolpito dall'interno dell'acqua, per la prima volta da esuvile, fuovile e ominile, dal covile, fuochile e ominile, nel suono primordiale della prima civiltà animale, e ancora la prima civiltà agricola dell'umanità sulla terra, la letizia della pastorizia e la delizia dell'agricoltura. Ed è per il passato e per il futuro che io e io, dal presente tempistillulio mio miivo, e proprio dal mio io istillio istillisivo, ho sentito un richiamo in alto, e che ci sono voluto e dovuto andare per riconoscere meglio i primi assi, passi, sassi della nostra esistenza, essere, sesce, in essenza. E addirittura ci sono voluto andare anche per alitare, respirare e soffiare a mia volta l'alito soffio del nostro antenato proprio nel quattrunque terrestre e tutti versi, e semmai nel quattrofo, dove dopo aver camminato a quattro zampe sulla propria pelle, pure le pure croste e giostre della terra Africa africana, per millenni, il vissuto e forzutto finalmente nutrito dalla luce, per un'alba in albo al cuore in lore al millore, o per turno notturno, per un corno forno giorno della terra e del cielo, sul verbo nervo essere e sul verbo nervo vivere, si alzò dall'anteriorità propria sulla propria posterità sua, a cui sembra, acquisendo la prima delle libertà sublimi possibili a lui e a tutti noi possibili a noi da allora. Ignaramente tutti liberi, insieme, noivi, novissimi, la libertà di darsi e di aversi dato e di darsi e di aversi dato le mani. La libertà di liberarsi e di essersi liberati e liberarci dall'orizzontalità perenne e rendersi anche vertice, indice, verticale, totemme e motore, motrice, insinti in tutti i versi, rendendo per la prima volta mani e mani, enti e venti mai stati, a tutti i venti, e mai vissuti, e mai visti.